Il 26 settembre è lo Stade Louis, è semplicemente la prima finale di questa Ligue 1, il primo vero big match, la prima sfida realmente decisiva dell'inizio di stagione, è più semplicemente Monaco contro Paris Saint-Germain, il principato contro la capitale. Trova Icardi che torna dal 10, troppo solo, e con il destro porta avanti il Paris Saint-Germain. Subito Neymar, Icardi manda Mbappé, sbaglia ancora il movimento Badiashile, tocco morbido di Kylian Mbappé, 4-0 del Paris. Non c'è proprio partita, non c'è proprio storia, non c'è nulla. Torna dal 7, si sta riaprendo il Monaco come nel primo tempo. Verratti imbuca il pallone per Eze Rodriguez, che trova il gol del 5-2 e il gol che richiude la partita. E finisce così. Risultanza che sentite è del folto settore ospiti della capolista, che torna più 4 sul Monaco. Abbiamo perso contro una squadra che ad oggi è semplicemente più forte di noi, ha semplicemente più qualità, non so quanta più quadratura, perché poi anche loro hanno dei limiti e noi tanta voglia, farà la differenza quello. Gran palla per Vardy, Vardy in fondo mette dentro Kanté! L'ho vinta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski! Zielinski! 3-3! Pazzesco! All'83esimo! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. In questo quarto episodio della carriera è il momento di ripartire. Abbiamo capito che siamo ancora inferiori alla Paris Saint-Germain. Lo avete visto nello scorso episodio e lo avete rivisto, magari qualcuno anche per la prima volta, insomma all'inizio di questo, nel montaggino speciale riassuntivo. Paris dunque a più 4, lo vedete, a 21 punti, con l'Olympique Marsiglia e l'Olympique Lione a 19, noi a 17, al quarto posto, che non è comunque malissimo dopo 8 giornate. Sicuramente un'altra storia rispetto al Monaco pre Federico Marconi. Prima di partire come al solito comunque vi ricordo un po' di cose importanti. Continuate a supportare la serie come state facendo, lasciando un bel like, un commento qui sotto per consigliarmi sempre come migliorarla e come far crescere i giocatori sempre di più. Ma naturalmente non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutto, cosa che potete fare anche seguendomi su Instagram per rimanere anche più in contatto con me e parlare non soltanto di calcio. Ah, una cosa molto importante, l'avete visto il video con Carlo Pellegatti? No, perché ve lo lascio qui sopra nelle schede, è stata una piacevolissima chiacchierata che vi avevo annunciato già nello scorso episodio della carriera, è uscita il giorno del mio compleanno, sabato scorso, è stata molto apprezzata da chi l'ha vista, ma non tutti l'hanno vista, lo so, quindi mettete in pausa questo video e andatela a godere. Intanto vi presento l'episodio con enfasi non indifferente, dovevo dirlo a tutti i costi. Oggi apriremo contro il Nantes in trasferta, poi gara in casa contro il Lille, altra trasferta contro il Nizza, e infine ospiteremo il Montpellier, chiudendo anche il mese di ottobre. Prima di addentrarci con il vero e proprio episodio, dunque con le partite, ma soprattutto con gli allenamenti pre-partita, volevo anche ricordarvi che qui sotto in descrizione vi lascio il mio sito di maglie, cioè non è che è proprio mio, ma è il sito con cui collaboro felicemente, perché offre prodotti di qualità assoluta, non soltanto maglie da calcio, vi ricordo anche che ci sono felpe, completini, prodotti comunque di abbigliamento, anche retro, quindi della passata stagioni. Vi ricordo anche che c'è un mio personalissimo sconto con il coupon FEDE tutto minuscolo, c'è un 10% di sconto per l'appunto. Detto questo, sistemo gli allenamenti, ve li faccio vedere e poi partiamo con l'episodio. Allora, per il momento ho sistemato gli allenamenti pre-Nantes e visto che in molti mi avete consigliato questa cosa, ho ripristinato i recuperi, almeno uno post partita, mi avete detto è fondamentale, anche se vedi che la lucidità si abbassa, però morale e forma salgono, bene, va benissimo. E allora dentro il recupero, poi 2 giorni di allenamento serrato, un giorno di riposo in mezzo alla settimana, altri 2 giorni di allenamento, un altro di riposo per poi giocare fuori casa contro il Nantes. E allora direi di fare effettivamente questi allenamenti, ma noi ci vediamo direttamente in casa dei gialloverdi. Bienvenue pour
Buon pomeriggio dallo stadio della Beaujoire di Nantes per la nona giornata di Ligue 1. Il Monaco torna dunque in campo dopo la sconfitta della scorsa settimana, o meglio che la scorsa settimana avevate visto voi, ma comunque è corretto anche dire della scorsa settimana, perché di base sono stati 7 giorni tra una gara e l'altra. Nantes tredicesimo in classifica al momento con 11 punti, una partenza sicuramente che si è realizzata soltanto sulla carta, non promette benissimo rispetto alla nostra squadra che è il miglior attacco, meglio anche della squadra che ci ha segnato 5 gol la settimana scorsa. Poi però deve parlare il campo. Emond attaccato da Disasi che gli porta via il pallone. Ottimo lavoro, Ben Yedder era servibile ma non è stato servito. È ancora servibile e stavolta il pallone arriva da parte di Fabregas. La mette giù come può il 9, che poi crossa verso Golovin. Girotto chiude Fabregas in qualche modo con deviazione, palla fuori e angolo. Emond di sponda, Abeid. Emond per Lusa, poi Abeid dentro, Emond porta in vantaggio il Nantes al 30° minuto del primo tempo, gol dell'ex Standard e 1-0 per i padroni di casa, praticamente al primo tiro in porta, ma un Monaco che si è aperto, che si è distratto, e contro questo avversario, come dicevo nelle pre-gara, non possiamo permettercelo, perché al di là della classifica poi c'è il campo. Sempre Ben Yedder, di sponda per Diop, che difende il pallone, si gira, cerca spazio, lascia Golovin, che pensa al destro, ma non fa in tempo a provarlo, perché arriva Abeid, che sbaglia a sua volta. Diop, Gelson Martins, apre elegantemente a destra per Aguilar, arriva il pallone morbido verso Golovin che prolunga. Onyekuru in posizione regolare, ancora Onyekuru, tutto di testa, pareggia il Monaco al 6° della ripresa col gol del numero 7, Touré. Interviene Florentino, interviene sul pallone, può ripartire il Monaco, vuole palla Ben Yedder, arriva il lancio di Diop, palla che arriva a destinazione, Ben Yedder vuole passare, Castelletto dice no. Castelletto, interviene Gelson, regalo qui del Nantes. Ben Yedder se la sposta sul mancino, arriva ancora Onyekuru, palla per il 7 che incrocia col mancino la Font. Jovetic apre per Gelson Martins che vuole sfidare in velocità Traoré, è passato lui, sul secondo palo c'è già pronto Onyekuru, arriva il pallone dentro, sempre Onyekuru, gol pesantissimo, 2-1, rimonta completata, doppietta del 7. La prima in stagione per Onyekuru e questo è un grandissimo gol in contropiede della Monaco. Che bello il cross di Gelson e che bella la volée con il mancino di Henry Onyekuru. 2-1 Monaco, battuto ancora la Font. Tra l'altro, prima doppietta stagionale per Onyekuru, ma altro gol al minuto 83. / 82, fate voi. Il cronometro segnava 82 qualcosa. Bisognerebbe arrotondare a 83, ma qui vogliamo anche il gol numero 3. Jovetic dice di no. Jovetic ha proprio ciccato il pallone. E finisce qui. Il Monaco torna a vincere. Cancella la brutta sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Riparte in rimonta contro il Nantes. In una trasferta che si è dimostrata, come peraltro in parte mi aspettavo, più ostica di quel che recitava la classifica. E quindi difficile, siamo andati sotto anche sull'1-1, non è stato semplice trovare il dominio che cercavamo e quindi il gol è semplice, gol che però fortunatamente abbiamo trovato con il poco fa inquadrato Onyekuru per ben due volte, doppietta la sua prima in stagione come detto, 4 gol in Ligue 1 e quindi lui ribalta l'iniziale vantaggio di Emond, vediamo come cambiano le cose lì sopra. Dunque, nei primi 4 posti non cambia praticamente nulla perché come vedete le distanze restano invariate, abbiamo vinto tutti. Attenzione perché la prossima sarà quella contro il Lille che è a meno 3 da noi, quindi vincere sarà importante anche per allungare sulla quinta in classifica. Prima però di scendere in campo vi devo aggiornare perché è successo di tutto durante la pausa per le nazionali, in particolar modo con Youssef Haït Bennacer, giocatore che abbiamo schierato qualche settimana fa, ci ha anche regalato una vittoria con un bellissimo colpo di testa, ricorderete. Che succede? Haït Bennacer sta giocando poco, quindi si è lamentato per il mancato utilizzo sostanzialmente. Addirittura tempo fa mi aveva chiesto di rinnovargli lo stipendio, io onestamente mi ero completamente dimenticato, quindi ha quasi chiesto la cessione. Io ho provato un po' a
moderare e modulare la cosa, sperando che restasse. È arrivata anche un'offerta da parte dell'Eintracht Francoforte, 5 milioni e mezzo. Ho rifiutato perché francamente credo che possa realmente rendersi utile Youssef Bennacer, e l'ho notato proprio contro il Nantes, perché ad un certo punto ho dovuto far entrare Fofana, non mi convinceva il cambio, non mi ha convinto neanche la sua prestazione. Uno come Bennacer secondo me può regalarci un po' di qualità in più. Si tratta di un 24enne che può fare, come vedete, l'interno di centrocampo e anche il mediano. Quindi, al di là del fatto che adesso sia molto scontento, diamo fiducia al marocchino, lo farò giocare più spesso, magari già contro il Lille gli concederò qualche minuto in più, e poi vedremo un po' cosa succederà. Si torna in campo dopo la pausa, qualche cambio di formazione nel Monaco c'è, la difesa torna quella titolare perché rientrava Diachil che aveva riposato contro il Nantes, favorendo Maripan. Centrocampo che vede già due novità, anzi una, scusate, Bennacer, perché Diop sarebbe dovuta essere la seconda, poi in realtà va in alto a sinistra al posto di Henry Onyekuru. Doppietta contro il Nantes, riposo oggi. Attenzione a Lille, e in particolar modo attenzione tra l'11 del Lille, che nella realtà qualche settimana fa ha battuto 3-0 tra l'altro il Milan a San Siro, a Burak Yılmaz, il giocatore in maglia 17, 3 gol nelle ultime 3 partite. Aggiungo io, attenzione anche a Jonathan David, giocatore ex Ghent, commentato a Sport Italia e analizzato anche per una grandissima Europa League che ha fatto lo scorso anno, passato poi a Lille in questa stagione. Quindi affida a Florentino Ait Bennacer, che apre benissimo per Gelson in aria, controllo non perfetto, poi sterza sul mancino Magnan in calcio d'angolo. Parte Golovin verso Florentino sul palo e poi in rete per il vantaggio del Monaco, ma è autogol clamoroso di Magnan. Perfetto il colpo di testa di Florentino, che però era stato sfortunato, aveva centrato il palo. Poi fortunatissimo il club in maglia biancorossa, ovvero il nostro, perché la palla sbatte sulla schiena di Magnan e termina in rete. Rivediamo il tutto, 1-0 per noi, bene così. Xena, molto campo qui per André, si apre anche Araujo a sinistra, in mezzo Jonathan David, Araujo per David, in posizione di fuorigioco per nostra fortuna, ma al 22esimo, avanti 1-0, abbiamo subito un 2 contro 1, è gravissima questa cosa. Tocco verticale che non filtra, ma è fortunato nel rimpallo, sempre Diop, apre per Touré al cross, Golovin, Magnan, arriva anche il supporto di un compagno, non basta, poi ancora Golovin, è un assist e Magnan mostruoso su Ben Yedder, strepitoso due volte Magnan, due volte. Selic, David, Xena, ancora David, Burak Yılmaz sposta il pallone, va fino in fondo, rimane fermo Lecom, ha pareggiato il Lille. Quarto gol di fila per Burak Yılmaz. L'ho detto all'inizio, aveva segnato 3 gol nelle ultime 3. E questo è un grandissimo gioiello. Burak Yılmaz con Jonathan David che viene incontro. Corre all'indietro, poi lascia lì il pallone, può intervenire, lo fa Badiashil. Va dentro Ben Yedder, servito in posizione regolare. Destro! E l'esito è sempre lo stesso. 2-1 Monaco, con la firma numero 12 del 9. 2-1. David, Burak, André, cerca Jonathan David, a vuoto Badiashil, David, per il 2-2, non muore mai il Lille, e qui a morire è stato Badiashil, e si è fatto perdonare Jonathan David, il karma ha risposto all'errore delle 9 di prima, e si fa sentire lo Stade Louis. Golovin a cercare Ben Yedder, cosa hai sbagliato? Era colpevolmente solo. Ma quelli sono affari del Lille. Devi fare gol, Bissam. Devi fare gol. 5 minuti ancora da giocare. 2-2 allo Stade Louis. Altro lancio per David che corre più di Badiashil. Lo insegue comunque Badiashil. E viene saltato. Palla dentro. Lecomte. Lecomte. Due volte. Si resta 2-2. Cerchiamo di usare la testa. Abbiamo rischiato tanto. Florentino senza fallo. Testa di Florentino qui. E allora Ben Yedder lascia il pallone a rimorchio perché sta arrivando Golovin che può prendere campo, calciare in porta, Magnan mette in calcio l'angolo, 90esimo in corso. Siamo al quarto di recupero però, direttore.
Non si doveva battere in teoria questo calcio d'angolo. C'è André. Cross sul dischetto del rigore. E si gioca ancora. Sempre André. Altro traversone. Florentino di testa. Pallone ancora dalle parti della 21. E finisce al sesto su 2 di recupero. 2-2 tra Monaco e Lille. Due volte avanti noi, due volte ci hanno rimontato. Poi effettivamente le occasioni le avete viste. Sono state reciproche. Direi che il pareggio può essere il risultato più giusto. Fatemi sapere secondo voi chi meritava più dell'altra, magari di vincere la partita. 2-2 che secondo me, ripeto, è il risultato più giusto. Dispiace perché non allunghiamo il vantaggio, sicuramente però c'era anche l'altra opzione, quindi quella di diminuire il vantaggio, anzi farci raggiungere in classifica, non è successo fortunatamente. Ronny Lopez. Salta Florentino che gli era tornato. La porta a Lopez, affida a Dolberg. Dentro per Randoglia, ancora Dolberg. La palla arriva, Dolberg piega la mano alle Comte e porta avanti il Nizza. 1-0 con il gol del 9. Non un'ottima partenza. Dolberg verticalmente. Poi la tocco per Amelou che infila benissimo. Atal, destro, 2-0. Partenza shock direi a questo punto. 2-0 in 12 minuti. Dolberg e Atal. Poi trova anche Cesc Fabregas per la ripartenza con Ascensione che sta scappando e riceve il pallone sull'esterno con dentro Ben Yedder. Arriva adesso l'assist per Ben Yedder, Benitez. E poi Pelmardin a calcio d'angolo. Primo squillo, prima reazione rabbiosa della Monaco. Dobbiamo però mettere un po' d'ordine dopo un avvio sicuramente difficile da metabolizzare. Ora la ripartenza, ora il pallone per Ben Yedder che ha preso il tempo Anzokhi. Si presenta contro Benitez e incrocia col destro. Fa 2-1, rientra in partita il Monaco. Sono 13 in Ligue 1 per il capitano. Al 31esimo minuto siamo sempre in partita. Fabregas a lanciare verso Ben Yedder che però è defilato. Al centro arriva Golovin, Ben Yedder difettoso il controllo. Poi buono il cross, Benitez sul tentativo di Golovin. Ormai è un duello tra Golovin e i portieri. Non è finita, insiste il capitano. Le sue finte, si defila, cerca sempre lo spazio per il cross. Affida a Florentino che sterza. Fuori per Fabregas, pensa al destro. È solo Jelson, destro! E 2-2. Geniale l'assist di Fabregas. Poi va dritto a prendersi il pallone Jelson, perché non ci accontentiamo, vogliamo completare la rimonta. 2-2. E per ora abbiamo rimesso tutto a posto. Schneiderlin verticalmente per Dolberg, ha bucato completamente l'intervento di Sasi. Corre Dolberg e calcia in porta. Io sono abbastanza basito perché abbiamo lasciato completamente lo spazio alla Nizza per tornare in vantaggio. 3-2 con la doppietta di Dolberg. Aspettavo di Sasi, però non corre più. Passeggiava. 3-2. Abbiamo sempre preferito Jovetic, ma forse oggi è più adatto lui. Palla a cercare proprio Folland che la spizza e la mette sul fondo. Antipasto, dai. Adelaide passa su Badiashil. Poi palla verticale, esce Le Comte, ma viene lo stesso infilata alla porta. Col gol del 4-2 ha segnato Lopez. Adesso si mette veramente in salita. Fofana apre su Jelson Martins, in mezzo Volland, vicino Fofana. La palla è per il secondo. Poi Volland prende il tempo, entra in area, incrocia Benitez. La palla è lì, c'è Golovin, deve crossare in qualche modo. Ancora per Volland, l'ha presa la difesa e poi l'ha presa pure Benitez. Segnare adesso avrebbe dato un senso al finale. E quindi Volland può rimandare perché sta partendo Niekuru. Grande palla di Volland per il 7, che parte, rincorso, ma in area col sinistro. 4-3. Minuto 83 e questa è una certezza. Attenzione al finale. Schneiderlin
Alza il pallone verso Dolberg, va Diashi questa volta con la punta e quindi contropiede con Golovin. Si sta aprendo Niekuru, Golovin la deve portare, solo Jelson dalla parte opposta. Lascia giocare Golovin il Nizza e allora l'apertura arriva adesso per Jelson. Dietro c'è anche Fofana, c'è il tocco per Fofana che deve resistere, girarsi, creare dentro il pallone Folland. C'è ancora Fofana, servito! Fofana! 4-4 al 91esimo! Rimonta doppia del Monaco! Sotto 2-0 abbiamo rimontato, sotto 4-2 abbiamo rimontato. Non è semplice batterci se non ti chiami Paris Saint-Germain. 4-4 finisce 4-4, esultiamo, l'abbiamo fatto tutti bene. Ora fermi e diamoci le frustate sulla schiena, perché abbiamo giocato una partita terribile. Terribile, difensivamente malissimo. Badiashile forse ha bisogno di un po' di riposo, perché veramente ha avuto un calo nelle ultime gare pauroso. 4-4 che però ci dà tante risposte, una partita pazza. Non ne ricordo una così nelle nostre carriere. Ovvio, ne abbiamo forse anche di più clamorose, ma sai, non lo so se di più clamorose, perché ti trovi sotto 4-2 a 7 dalla fine e rimonti 4-4. Non è male, non è male. Fatemi sapere dove collocate questa partita nelle nostre carriere, no? Rispetto alle altre. Intanto vediamo, abbiamo perso l'occasione di accorciare sul Marsiglia. Questo conta poco, perché poi quando rimonti questa gara per come si era messa ti porti a casa il punto e stai anche zitto. Dobbiamo pensare soltanto a chiudere l'episodio con il sorriso e con 3 punti, che comunque devono arrivare, visto che abbiamo vinto soltanto la prima contro il Nantes, poi 2 pareggi di fila, diversi tra di loro, ma pur sempre 2 pareggi, vincere sarà troppo importante. Contro il Montpellier direi che si può anche fare, perché ospitiamo una squadra comunque umile e modesta. Forza ragazzi! Lavora di suola il numero 9, inseguito da Disasi, gli passa attorno, trova Savanier. Poi il suggerimento per l'inserimento di Ferri, che apre su Delort in area, affonda il 9, sterza sul destro, lo insegue sempre Disasi. Altro tocco dietro, Ferri in buca, molle in porta col gol dell'1-0 al 6° minuto. Già avanti il Montpellier, non abbiamo delle partenze felici ultimamente. Congré a lanciare verso la board. Gira per Delort e poi ancora la board. Come difende male il Monaco ultimamente. Corre il 10, esce Lecomte e di testa chiude sul pallonetto, poi altro pallonetto e ancora Lecomte in calcio d'angolo. Se vi va possiamo anche giocare bene a pallone, eh? Fofana, Jelson ormai è fuori gioco, poi rientra e viene servito. Al centro Folland, lo vede Jelson che mette il pallone dentro ed eccolo qui, il primo tiro in porta del Monaco, ma soprattutto il primo gol in campionato di Folland, che aveva giocato pochissimo come detto in stagione, è entrato contro il Nizza, quantomeno ha portato bene e allora dentro anche oggi, gol dell'1-1, non meritato per niente proprio per quello che stavamo vedendo in campo, ma poi il calcio è anche questo, conta chi la butta dentro. E l'abbiamo buttata dentro, una volta noi e una volta loro. Di testa Golovin a cercare Folland, la mette giù col petto facendo valere tutto il suo fisico. Lascia ancora Golovin, va dentro Fofana, pallone per il 22 che incrocia Omlin, arriva Golovin e mette dentro il gol del sorpasso, calciando in modo particolare, nel senso calciando fin troppo bene per come era messo col corpo, trova comunque il gol del 2-1. Dopo tanti tentativi nelle scorse partite riesce a segnare il 17. Delort si gira, Disasi sfortunato nel rimpallo e Mollet trova il gol del 2-2. Ancora Mollet, doppietta e sinistro anche qui preoccupante, quindi non commentate quello su Golovin. Almeno non fatelo prima di aver visto questo, perché diciamo che si pareggiano un po' le situazioni. Così come il risultato, 2-2. Delort, Savani verticalmente per la board che è passato smaterializzandosi su Maripan, poi tocco sotto e 3-2 Montpellier, grandissimo gol di la board. Vorrei rivedere come passa su Maripan, poi cucchiaio delizioso, lo so, me l'avete detto, non far uscire il portiere quest'anno, ogni tanto devo farlo, anziché dire ok resto tra i pali, segnami, ci provo, spesso ci è anche salvato, qui clamoroso come passa su Maripan,
pallonetto calibrato benissimo. 3-2, ma non è finita. Monaco che ci prova sempre con più insistenza. Diop è fuori gioco. Golovin deve attendere un movimento dalla parte opposta. C'è quello di Baio Touré, addirittura in proiezione offensiva. Lascia ancora Golovin. Lì vicino Diop, potente, ma centrale. Omlin c'è. Il Montpellier sta meglio fisicamente. E questo mi pare chiaro, perché tecnicamente non c'è partita, ma fisicamente ci hanno dato gli anni. Mendes a 30 secondi dalla fine dei due di recupero. Con Gray al rinvio che non è perfetto, ma l'arbitro non ci regala sogni. Finisce 3-2, seconda sconfitta della Monaco in campionato. Chiudiamo anche questo episodio con una sconfitta in casa. E forse bisogna sistemare qualcosa. Al di là di come è poi finita questa partita, avrei fatto un tipo di discorso, lo faccio comunque. Concediamo troppo. Fisicamente stiamo lasciando qualcosina. Credo che dipenda dagli allenamenti, forse anche dal periodo. Però ho bisogno adesso più che mai del vostro supporto, perché forse è il primo momento critico della stagione, il primo vero momento critico della stagione.